15 udienza, venerdì 1 luglio 2016. Rassegna stampa. L'ecco di Bergamo, Vittoria Tanà, verso la sentenza. Bossetti parlerà alla Corte per l'ultima volta. Ha scritto il discorso in cella. Corte d'assisi di Bergamo, due giudici togati, sei giudici popolari più un supplente. Sei sono donne. In caso di parità il verdetto è a favore dell'imputato. Il giorno, Gabriele Moroni, delitto Iara. Il giorno della verità, l'urlo di Bossetti. Sono innocente, rischia l'ergastolo. Verdetto a luci spente, niente telecamere in aula. Corriere della sera, Giuliano Biali, Bossetti. Il giorno del giudizio, parola all'imputato. Poi i giudici si ritireranno in camera di consiglio. La Gazzetta dello Sport, Iara. Oggi la sentenza su Bossetti, parlerà in aula, rischia l'ergastolo. Bergamo, 1 luglio 2016 fa caldo, alle 5.30 del mattino la temperatura è sui 20 gradi. Tribunale sotto assedio in fila dalle 5 del mattino. Occorre raggiungere l'ingresso del tribunale molto presto per avere qualche possibilità di poter essere ammessi in aula per udire dal vivo le dichiarazioni spontanee preannunciate dall'imputato e dai suoi difensori. Ai cancelli del Tribunale si viene informati che il numero di persone ammesse per quanto riguarda il pubblico sarà di soli 27, oltre 50 gli addetti stampa accreditati per quest'ultima udienza. La via Borfuro, la strada del Tribunale, è letteralmente invasa dai mezzi delle varie emittenti televisive. Serviranno ai vari addetti stampa come uffici per trasmettere quasi in simultanea ciò che avviene nella sede del Tribunale essendo vietata all'interno qualsiasi tipo di ripresa a tutela della incolumità dei giudici e dei giurati, più volte fatti oggetto attraverso missive di minacce e intimidazioni. Non mancano esponenti dal giornalismo straniero e operatori televisivi di oltre Alpe. L'apertura dell'udienza, fissata di norma in tutte le udienze per le 9.30 del mattino, è stata anticipata dal Presidente della Corte Antonella Bertoglia, alle ore 9, onde consentire ai giurati di avere maggior tempo a disposizione prima del pronunciamento della sentenza. In breve, la sala delle udienze è gremita in ogni ordine di posti. Alle 8.40, fanno il loro ingresso in aula gli avvocati e i consulenti del pool difensivo di Massimo Bossetti. Con loro arriva anche la moglie di Bossetti, la signora Marita Come. Giacca e gonna tipo jeans. Contrariamente al solito non elargisce nemmeno qualche sofferto sorriso. È tesa, preoccupata in volto, silenziosa e muta. Alle 8.45 l'aula è completamente gremita. Militari dappertutto in numero doppio rispetto a quasi tutte le altre udienze. Ogni angolo è praticamente presidiato e sotto controllo. Arriva anche il procuratore aggiunto di Bergamo Massimo Meroni. Che silenziosamente indossa la toga, accomodandosi muto al suo posto. Più tardi farà il suo ingresso in aula il pubblico ministero Letizia Ruggeri. Contrariamente al solito, è meno loquace, sofferente in viso tesa. Sono già in aula i comandanti dei carabinieri per la provincia di Bergamo e per Bergamo. Sono le 9.10 quando viene introdotto in aula dagli agenti di custodia l'imputato. Quasi in contemporanea, si assiste come da prassi all'ingresso dei componenti della Corte d'Assisi, preceduti dal loro presidente Antonella Bertoia, che senza esitazioni, fatto l'appello delle parti, procede all'apertura dell'udienza, dando la parola all'avvocato Salvagni che ne aveva fatto richiesta per procedere al deposito di un promemoria riguardante il DNA. Nulla di nuovo, sottolinea Salvagni ma utile a rendere maggiormente intellegibile quello che è stato detto. Sia il procuratore aggiunto Meroni, che per qualche istante sostituisce il PM Letizia Ruggeri, sia l'avvocato di parte civile Enrico Pelillo si oppongono, deciso il mio pongo del procuratore, motivato il no di Pelillo che precisa che la memoria è fuori dal processo dibattimentale già chiuso, ma il Presidente, trattandosi di un deposito di memoria in base all'articolo 121, ne ammette il deposito. Alle 9.15 viene data la parola all'imputato Massimo Bossetti, che si accinge a leggere le dichiarazioni da lui stesso scritte. Innanzitutto, tutta la mia gratitudine per avermi così pazientemente ascoltato. Fa presente che, per quanto affermato nei confronti di Magioni, suo collega di lavoro, non era sua intenzione accusare nessuno. Le sue dichiarazioni precise sono state fatte in seguito alle continue e pressanti richieste che gli venivano fatte. Parla poi Bossetti di se stesso come di una persona tutta casa e famiglia, di una persona impegnata tutta la vita ad aiutare il prossimo. Né testimonianza l'adozione a distanza di un bambino onde consentirgli di sopravvivere e continuare gli studi. Ho voluto raccontare questo episodio per sottolineare che Bossetti è una persona buona, soprattutto affettuosa, molto affettuosa. L'impegno di Bossetti è sempre stato quello di aiutare il prossimo. Alterna il parlare di lui in terza persona e in prima persona. Bossetti continua. Sono stato umiliato, mi si accusa di qualcosa che non ho mai commesso e che non potevo assolutamente fare. Mi si è mancato di rispetto, non sono un assassino, non sono un assassino, questo sia ben chiaro a tutti. Sono stato accusato di qualcosa di infamante, io non ho richiesto il rito abbreviato, non ho mai chiesto, mai e poi mai, perché quando una persona è sicura, ha la coscienza pulita, non deve temere nulla, può guardare tutti negli occhi. Signori giudici, sono convinto che la verità verrà a galla a tutti i costi e lo ribadisco, ho molta fiducia. Ho molta fiducia nella giustizia. Vorrei guardare negli occhi i genitori della povera Iara ancora più vittime. Sarei felice di salutare i signori Gambirasio, molto felice. Vorrei dire loro che gli assassini sono ancora in libertà. Sarò uno stupido, ma non sono un assassino. Non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuno. La violenza non è la mia indole, non è la mia indole. Ho sempre vissuto per la famiglia. Dovete credere alla mia innocenza, alla mia estraneità ai fatti. Io mi metto anche nei vostri panni perché supponiamo anche che io abbia fatto ciò che sostiene l'accusa, supponiamo che io abbia perso la testa, che abbia avuto un voto di memoria, un'amnesia su quel 26 novembre. Com'è possibile tutto questo senza un movente? Gli indizi per me non significano niente. DNA, vogliamo parlare di questo benedetto DNA? È da quando sono stato arrestato che dico che non può essere mio. Mi è stato chiesto mille volte. Non è stata data la certezza dell'esame. Non posso accettare che quella traccia mi appartenga. Non solo, non ho ucciso Iara, ma io non l'ho mai conosciuta. Sono più che certo. Provate a mettermi nei miei panni. Non potete verificare che il DNA sia veramente mio. Provate. Ho sentito parlare tante volte di anomalie, ma se fossi veramente l'assassino, sarei un ingenuo a richiedere di poter fare nuovamente la prova del 9, sapendo che poi vi porterebbe comunque ad individuare l'assassino nella mia persona. Sono sicuro che quel DNA non è mio. Datemi la possibilità di fare questa verifica. Ho seguito molto le cronache e sapevo che stavano cercando l'assassino tramite il DNA. È stato prelevato il DNA ai miei colleghi e anche a mia mamma. Non avevo motivo di preoccuparmi, non essendo l'assassino. Credo che il vero assassino, sapendo che si sarebbe arrivati a lui, si sarebbe preoccupato e non poco. Io cosa ho fatto? Non ho fatto nulla in questi quattro anni. Non ho occultato i miei effetti personali, né gli attrezzi di lavoro. Addirittura sono ritornato sul posto. E poi in quel periodo le mie condizioni fisiche erano precarie, ho operato all'ernia, mal di schiena, sottoposti come si è nel lavoro a sollevare pesi. Voglio farvi una confidenza, io quel giorno ero tutto il giorno con la schiena piegata, com'è possibile? Ho subito un'operazione all'ernia come il mio collega di lavoro Magioni a causa dei sollevamenti dei pesi. L'operazione richiedeva assoluto riposo, ma essendo l'unico in famiglia a lavorare continuavo a farlo, non potevo assolutamente fermarmi, ero l'unico a lavorare, mi servivo a lavorare per andare avanti con la mia famiglia. Sono stato sottoposto a terapie. 26 novembre 2010, giorno della scomparsa di Ara, ho provato a fare mente locale di quel maledetto giorno. Non potevo ricordare, ho cenato con mia moglie, sì, tutte le sere ero a casa con loro a cenare. Ho sempre sostenuto che quel 26 novembre 2010 per me era un giorno normalissimo, facevo sempre le stesse cose. Famiglia, due sole parole sulla famiglia, riguardo alla famiglia, quando ero in isolamento di notte non dormivo, ero devastato per le umiliazioni, gli insulti, ero distrutto, ho pensato di volerla fare finita, ho pensato quello. Allora cosa ho fatto? Non ero lucido, sono andato dietro a quello che mi chiedevano, di dare una spiegazione senza voler accusare nessuno. Questa è la vera verità di oggi. Quello che vi chiedo, come posso raccontare tutte le anomalie emerse in questa sede? Come fate a condannare una persona assolutamente innocente con assoluta certezza? Per me non esiste nessuna certezza su nulla, nessuna compatibilità su niente. Pertanto concludo, sono nelle vostre mani di tutti voi e ascolterò il verdetto qualunque esso sia perché pronunciato in buona fede ricordatevi che se mi condannate sarà il più grave errore giudiziario di questo secolo la mia vita è rovinata ma mi rendo conto anche che per voi è molto difficile assolvere bossetti molto più grave sarebbe però per voi il peso della responsabilità di aver condannato un innocente grazie a tutti voi al termine delle dichiarazioni spontanee rilasciate dall'imputato, il Presidente della Corte d'Assisi, Antonella Bertoia, comunica che l'aula verrà sgombrata e che la lettura della sentenza non avverrà prima delle ore 20. Sono da poco passate le 10, mancano più di 10 ore alla lettura della sentenza. Si inganna l'attesa girando intorno alle vie del Tribunale. Le locandine poste in strada fuori dalle edicole titolano caratteri cubitali, bossetti, oggi la sentenza. Si guarda l'orologio, mancano ancora molte ore. Si ritorna più tardi in via Borfuro, la strada del Tribunale. Il sole è alto, picchia su via Borfuro, si suda, si discute animatamente, si discute e si litiga tra le persone che sono già in fila. Si viene informati che la lettura della sentenza è prevista per le ore 20:15. L'aula brulica di militari, il servizio è affidato agli agenti di custodia e ai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri più esternamente ai rappresentanti della polizia. Presenti le massime autorità militari, presenti anche numerosi militari in borghese. Si nota l'arrivo e la presenza defilata in aula del colonnello Michele Lorusso all'epoca delle indagini uno dei principali investigatori. Compatto in aula tutto l'organico del pool difensivo, Salvagni, Camporini, Denti, Ranalletta, Cenci, Capra, presenti i rappresentanti delle parti civili Pezzotta, Pelillo, Bifi, si presenta tra i primi anche il procuratore reggente di Bergamo Massimo Meroni che indossa la toga e si siede silenzioso. In aula anche Marita, la moglie di Bossetti, presa d'assalto al suo arrivo in via Borfuro da una sfamedica selva di obiettivi e telecamere che l'hanno costretta ad invertire più volte il lineare percorso d'accesso al tribunale. Dentro fa caldo, manca quasi l'aria, i fogli per gli appunti diventano ventaglie, la tensione si taglia a fette, alle 20.10 fa il suo ingresso in aula il pubblico ministero Letizia Ruggeri, pallida, seria, agli occhi leggermente gonfi, retaggio forse di una nota insonne o della tensione accumulata, Seduta, tormentata in viso, marita in muta, sguardo nel vuoto, mani incrociate, occhi prossimi alle lacrime, muta e silenziosa, tremante quasi. La spasmodica attesa attanaglia l'avvocato della difesa, il mastino Camporini, Solo in disparte appoggia al muro, mani dietro le spalle. Contrae più volte le mascelle, agli occhi arrossati. Il suo viso quasi sempre apparentemente tranquillo si lascia andare a tutte le sollecitazioni della massima preoccupazione, serrandosi quasi in un ghigno di preoccupante tristezza. Fa caldo, si suda, i minuti passano, la tensione aumenta e si impadronisce di tutti i presenti, serrandoli in un pauroso e terrificante mutismo. Il silenzio cala in aula assieme alle numerose gocce di sudore che per caldo, per tensione si notano nei pallidi visi degli astanti. Marita, fede al dito, sembra guardando nel vuoto implorare qualcosa e quasi impaurita. Il suo volto denota paura e tristezza, preoccupazione. Sono le 20.35, fa il suo ingresso in aula l'imputato Bossetti, è scoccata l'ora. Sono le 20.40 quando il presidente della Corte d'Assisi, Antonella Bertoia, dà inizio con voce cadenzata, ferma e decisa alla lettura della sentenza. La Corte d'Assise di Bergamo, in base all'articolo 533 e all'articolo 535, ritiene l'imputato Massimo Giuseppe Bossetti colpevole dell'omicidio di Ara Gambirasio e lo condanna alla pena dell'ergastolo. Ergastolo. Una mazzata per Bossetti che non può far altro che alzare disperatamente gli occhi al cielo, mentre gli occhi della moglie Marita e quelli della sorella Laura si riempiono di disperate lacrime. Il presidente della Corte Antonella Bertogli continua nella lettura del dispositivo della sentenza mentre inizia la corsa dei giornalisti verso l'esterno per comunicare per primi la notizia. La Corte, in base all'articolo 538, elenca le somme che il condannato dovrà risarcire. Euro 400.000 a favore di ciascuno dei genitori di Ara, Fulvio Gambirasio e Maura Panarese ed euro. 150.000 per ognuno dei due fratelli di Ara ed Euro 150.000 per la sorella Cheba. L'imputato viene condannato altresì al pagamento delle spese processuali e al risarcimento di Euro 18.000 per la parte civile. La richiesta fatta dal PM Letizia Ruggeri di ulteriori sei mesi di isolamento non viene accolta. In base all'articolo 530 Bossetti viene assolto dall'accusa di calunnia perché il fatto non sussiste. Viene interdetto dai pubblici uffici e condannato alla perdita della patria potestà. Una decisione che fa sgranare gli occhi a Bossetti per la paura e il terrore di non poter più abbracciare e vedere i figli. Decisione questa, conseguenza diretta della condanna all'ergastolo, sarà applicata a condanna definitiva Dopo l'eventuale terzo grado, pochissimo il tempo impiegato dal Presidente della Corte per comunicare il dispositivo della sentenza di condanna, solo nell'ordine di qualche minuto. Al ritiro della Corte qualche mal malcelato disappunto da parte di qualcuno, poi tutti velocemente sulla strada, come uno sciame d'ape, giornalisti ed operatori televisivi inseguono gli avvocati di parte civile Andrea Pezzotto ed Enrico Pelillo piombano come falchi sul procuratore aggiunto Massimo Meroni che sinteticamente racchiude il processo nel dire semplicemente che la prova del DNA è stata decisiva. Gli avvocati della difesa Claudio Salvagni e Paolo Campurini vengono letteralmente circondati e sottoposti ad una raffica di domande, domande che fanno infuriare e innervosire l'avvocato Claudio Salvagni che si defila forzatamente dal pressing urtato per le domande posteri riprenderà la calma favorito dai consigli della compagna e si concederà ancora in modo pacato alle numerose domande. Camporini osserva che sul piano del puro diritto e delle sue regole la sentenza non è conforme a quanto stabilito dalle norme non essendo certi gli elementi su cui si basa la condanna. Salvagni preannuncia un appello duro. L'attesa degli addetti stampa è... In attesa della comparsa di Marita sale di in intensità, ma Marita sarà prelevata all'interno della struttura giudiziaria dalla Porsche del suo consulente criminologo Ezio Denti. Nel frattempo il numero delle persone che si ferma di fronte agli accessi e lungo le strade del Tribunale aumenta a dismisura. Gli addetti stampa sembrano impazziti e si spostano ora da una parte e ora da un'altra intervistando qualsiasi persona che è portata di microfono. Prese d'assalto anche il medico legale, incaricato dalla difesa, la dottoressa Dalila Ranalletta, che si dichiara totalmente delusa dalla sentenza. Delusione di tutto lo staff. La delusione maggiore della difesa è rappresentata dalla figlia dell'avvocato, Claudio Salvagni, che si abbandona, rannicchiata in un angolo, allo sconforto e alle lacrime. Delusione, ma non rassegnazione. Dal momento che già da ora ci si prepara al processo d'appello di secondo grado previsto a Brescia per la primavera del 2017, a conclusione della serata, mentre ancora la gente assieme l'intero stabile del tribunale si viene a conoscenza del commento della madre di Bossetti, Esther Arzuffi. Il commento della madre, Esther Arzuffi, alla notizia dell'ergastolo per il figlio viene affidato ad una nota del legale personale di Esther, l'avvocato Benedetto Maria Bonomo. Che così recita. Il provvedimento addolora profondamente. Si spera che l'innocenza di Massimo possa essere ampiamente dimostrata e dichiarata nei successivi gradi di giudizio. Il secondo grado di giudizio, l'appello, avrà luogo, come già detto, a Brescia nella primavera del 2017. Rassegna stampa. Il giorno. Gabriele Moroni. Ergastolo Bossetti uccise lui. Iara. L'ultimo grido. L'assassino è libero. Marita in lacrime, abbraccia il marito, è innocente, gli credo ancora di più. L'Ecco di Bergamo, Atanà, Roncalli, Serpellini, Arrighetti. Bossetti, condannato all'ergastolo, ma l'assassino non sono io. Ilegali, battaglia solo agli inizi. Ergastolo a Bossetti. Ha ucciso lui Iara, è la pena più elevata del nostro codice. Il PM Letizia Ruggeri, ho solo fatto il mio lavoro. Bossetti è il più grave errore giudiziario del secolo. Ha supplicato di ripetere l'esame del DNA che però non è ripetibile. La madre Iara non torna più, ma ora so chi me l'ha uccisa. La Gazzetta dello Sport, Giorgio dell'Arti, ergastolo per Bossetti, ma l'omicidio di Iara ha trovato il colpevole, confermata la richiesta del PM. La prova del DNA però è irripetibile. Il condannato è stata una mazzata. Il fatto quotidiano Davide Milosa, ergastolo a Bossetti e lui l'assassino di Iara. Bossetti, vi supplico, rifate l'esame del DNA. La condanna sarà il più grave errore giudiziario del secolo. L'avvocato è innocente. La Repubblica, Paolo Berissi, Piero Colaprico, Corrado Zunino, ergastolo a Bossetti per il delitto di Iara. Ma lui, vi sbagliate, non sono l'assassino. Il procuratore capo Massimo Meroni è stata determinante la prova scientifica. Bossetti impassibile al verdetto: solo un sussulto quando ha capito di aver perso la patria e potestà sui figli. Il giornale, Andrea Quarone e Luca Fazzo. La sentenza di primo grado. Iara, ergastolo per Bossetti, ma l'inchiesta non convince. Quella strana inchiesta da record che non è riuscita a convincere. Corriere della Sera, Florenza Sarzanini. Giusi, Fasano, Iara, Ergastolo per Bossetti, DNA decisivo. Il muratore, una mazzata. Elettroscena, i silenzi della madre, i dubbi della moglie. I gambirasi o da casa. Lui vuole vederci? Non è opportuno. Marita, come? Il pianto e la rabbia. Credo a mio marito e non lo lascio solo. Corriere della sera, Bergamo, Giuliana Ubiali, Armando Di Landro, Maddalena Berbenni, Cristiano Gatti, Riccardo Nisoli. I Gambirasio, ora sappiamo chi è stato, ma nostra figlia non tornerà. La difesa, faremo appello. La PM, fatto il nostro lavoro. DNA, il testa retto. L'inutile grido di innocenza, grave errore giudiziario. I legali del Carpentiere, persa solo una battaglia. Una condanna senza prove, presto l'appello. Libero, Luca Telese, Cristiana Lodi, Bossetti, sono innocenti. Il giudice, ergastalo, ergastalo per Bossetti. L'ignorantone e il tritacarne, accuse e difese, hanno dipinto due persone opposte. Tra il buon padre e la belva, la giuria ha scelto la seconda. La famiglia di Yara, mai avuto dubbi. Lui, in aula, insiste. Non confesserò. Una storia nera, scritta da donne. Rassegna stampa, domenica 3 luglio 2016. Lecco di Bergamo, Vittorio Atanà, Stefano Serpellini. Bossetti è disperato, notte insonne, tormentato dalla patria potestà persa. Visita in carcere della moglie, del fratello e dell'avvocato, e disperato, notte insonne in cella, controllato a vista degli agenti. Il silenzio degli inquirenti, salvagni, massimo e vittima di una struttura del sistema. Pezzotta, DNA nucleare determinante. Credo che la sentenza si basi su quello. Anche la difesa ha ammesso che era di Bossetti. 45 udienze di primo grado, il secondo grado, il processo d'appello a Brescia, è previsto per la primavera del 2017, sarà più breve. Corriere della sera, Giuliana Ubiale, prima notte insonne. Bossetti ha la paura di non vedere più i figli. Tra Brembate sopra e Mappello, Don Corino, ma mi angoscia che sia un padre di famiglia. Laura Bossetti, per me mio fratello Massimo sarà sempre innocente. Il giorno, Gabriele Moroni, Bossetti, prima notte da condannato. Una tortura, non togliete i miei figli. Il pianto disperato di mamma Esther, credo in lui, non è un mostro. Libero Vittorio Feltri, Bossetti è innocente, incastrato solo perché è un povero Cristo indifeso. Le accuse sono fragili congetture, i dubbi restano. Cristiana Lodi, Bossetti è colpevole, c'è una prova regina che non si può confutare. Giordano Teboldi, ritratto di una donna, la bella marita, difeso la famiglia, adesso dovrà combattere da solo. Rassegna Stampa lunedì 4 luglio 2016, il giorno Gabriele Moroni. Sentenza Iara. Resta il dolore in attesa delle motivazioni. Il nuovo parroco di Brembate di Sopra, don Giacomo Biale, invoca comprensione e solidarietà per la famiglia Bossetti. Una famiglia ferita. Lecco di Bergamo, Bossetti affranto in carcere: Non me lo sarei mai aspettato. Mi stanno uccidendo. Il suo crucio, la perdita della patria potestà e il timore di non rivedere più i figli.